Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Pillole della Cagranda. Oggi vi parleremo di due collezioni molto particolari che sono ospitate qui nei sotterranei della nostra fondazione. La prima è la Biblioteca Storica di Medicina, una delle più importanti d'Europa, sono più di 100.000 volumi che vanno dalla metà del 400 alla metà del 900, quindi volumi antichi, particolari e riviste di medicina in edizione quasi unica rimasta al mondo. L'altra collezione è la fototeca, sono 29.000 foto dai primi daguerrotipi fino alle ultime foto di fine Novecento e raccontano un po' i momenti più salienti e importanti della vita dell'ospedale degli ultimi 200 anni. Sono custodite nel locale sotterraneo, come vi dicevo, di fianco alla quadrivia, in quello che era una vecchia stamperia che è stata riadattata per rendere questi libri e queste foto consultabili e ospitati in maniera definitiva. Quindi adesso ancora una volta vi accompagnerò nei nostri sotterranei alla scoperta di queste altre due meraviglie della Fondazione Policlinico. Seguite. Eccoci qui all'ingresso della Biblioteca Storica del Policlinico di Milano. Proprio qui, dietro questa porta, adesso andremo a vedere che cosa è custodito in questo luogo. Ecco, qui siamo all'interno della biblioteca, ovviamente l'atmosfera non è la stessa dell'archivio perché è un luogo che è stato recuperato da poco sull'antica stamperia, però anche qui abbiamo dei ritratti alle pareti e soprattutto c'è questo, il trait d'union tra tutti questi luoghi, questo profumo di antico, il profumo della carta come in archivio che vedete in questi libri, che qui ce n'è solo un elenco, poi andremo a scoprirne di più. Sono quasi 100.000 volumi, e vi dicevamo di cui 38.000 sono delle monografie e 1.500 sono invece testate di periodici con tutti i loro numeri e i restanti sono delle miscellanee di vari articoli. Quindi anche qui veramente un mondo incredibile per raccontare la storia della medicina, l'evoluzione della cura negli ultimi 600 anni. Tra i tanti libri antichi che sono custoditi in questa fornitissima biblioteca spicca tra gli altri questo che abbiamo deciso di farvi vedere, che è un'edizione spagnola del 1556 di un testo di anatomia. Ecco, già la copertina, vedete, è molto preziosa. Il frontespizio lo è altrettanto. E all'interno, dopo una serie di pagine introduttive, troviamo una serie di tavole, come questa, veramente particolari, su come viene descritto il corpo umano, sempre con questi uomini un po' in forma di guerrieri. Quindi c'è la figura e c'è la spiegazione proprio. Un altro libro antico curioso ma assolutamente attuale, vista la pandemia in corso, è questo trattato del governo della peste e delle maniere di guardarsene, del Muratori, che è una specie di piano pandemico dell'epoca, infatti dice da conservarsi ed aversi pronto per le occasioni che Dio tenga sempre lontane. Ahimè, a distanza di più di 300 anni, invece ci siamo caduti in qualcosa di simile. Un altro libro curioso che abbiamo trovato qua nella nostra bellissima collezione è questo. Siamo sulla fine del Settecento, quindi subito dopo l'Inquisizione, e questo scrittore confuta in maniera assolutamente scientifica l'impossibilità di esistenza delle streghe, fattucchiere e maghe, e ne fa un trattato scientifico
particolare. Insieme ai libri ci sono anche tantissimi atlanti, tavole di medicina. Questa è un'edizione tedesca di un atlante di laringoscopia, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, ed è bellissima la minuzia dei dettagli, dei particolari, e anche questa tavola simpatica che ci fa vedere già un medico dell'epoca con i suoi strumenti, che in parte poi ritroviamo in quello che vi abbiamo raccontato la scorsa volta nel nostro museo della nostra collezione sanitaria. Qui siamo sull'altro corridoio di questo luogo, dove finite le centinaia di migliaia di libri, arriviamo nell'area invece destinata alla fototeca. Qui sono raccolte 29.000 fotografie dell'ospedale e adesso ve ne mostreremo qualcuna in questi scaffali ricchi veramente di storia. All'interno della nostra fototeca gli eventi, queste scatole che contengono le foto, sono divise per tre grandi categorie che sono gli avvenimenti, la vita di ospedale e l'architettura, la costruzione normalmente dei padiglioni. Proviamo a aprire questa scatola e vediamo che salto nel tempo facciamo. Direi che dalle foto è una festa del perdono, sicuramente vedete i ritratti esposti nel cortile centrale dell'ospedale, siamo negli anni 20 sicuramente, e da questa foto possiamo capire che è la visita della regina Elena in ospedale, con, possiamo riconoscere, Mangiagalli e Baldo Rossi insieme alla regina. Quindi foto veramente storica, incredibile, che documenta anche l'importanza di questo ospedale. Ora, aprendo delle altre scatole relative invece ai padiglioni, troviamo per esempio questa immagine di Via Pace, di una camerata di Via Pace, dove, essendo la clinica dermatologica, venivano fatte probabilmente anche in questa curiosa fotografia di queste vasche tutte accorpate, anche delle terapie idriche. Questo invece, facendo un piccolo salto in avanti nel tempo, è l'inaugurazione, penso, del padiglione Granelli, che lo possiamo riconoscere bene anche da questa architettura tipica dello stile del ventennio. Per poi trovare qualche cosa ancora relativo all'epoca, che era queste immagini del padiglione Moneta, che adesso abbiamo abbattuto per fare spazio alla costruzione del nuovo ospedale, dove vedete che era praticamente, si chiamava di fatti meccanoterapico, perché proprio c'era terapia attraverso la meccanica, ed era di fatto una grande palestra di riabilitazione, quindi vedete tutti i pazienti intenti a fare esercizi riabilitativi. Ecco, abbiamo sfogliato un bel po' di memorie di questo ospedale e sarebbe bello riuscire a guardarle tutte e ricostruire la storia del nostro policlinico in tutti questi anni, magari anche facendo una mostra fotografica o raccontando questa storia con un video usando tutte queste fotografie. Vediamo, magari nel futuro ci riusciremo. Termina qui anche questa puntata delle nostre pillole e non mi resta che darvi appuntamento a giovedì prossimo per quella che sarà la nostra ultima puntata, e dopo tanti viaggi nel passato e nella storia vi porteremo invece nel futuro. Andremo difatti a visitare il cantiere del nuovo policlinico. Vi grazie a tutti e a giovedì prossimo, sempre qui.